Ciao raga, io sono Mondo Bassista ed eccoci una nuova puntata di Patatine Review. Ehi, vari, Patatine Review. Ok. Ok, allora io adesso dovrò recensire, come appunto mi dato il nome del titolo, delle cazzo di fuochi in patatine. Quindi pregherei il mio assistente Alberto Galanti di pormi questo pacco di patatine già aperto, già mangiato e già analizzato sufficientemente, ma ci è venuta dopo l'idea di creare questa situa strana. Adesso andrò a recensire il prodotto da noi in superficie. Pamba, patatine. Ok, easy. Taglio. Siamo tornati dopo questo stacco pubblicitario a registrare il prodotto di cui prima abbiamo trattato sufficientemente. Allora, andiamo a prendere il prodotto. Come possiamo vedere, sono delle patatine rustiche che hanno un aspetto diverso dalle patatine classiche tutte piatte. Queste presentano una forma specifica a zig zag e quindi creano tutta quella cosa strana in bocca, quel gioco di esperienze e tutti, non so, quelle percezioni e cambi della cosa. Allora, vado a trovare la patatina in questione. Il mio giudizio si impassano un po' nella bocca, sembrano vecchie e diciamo che avrebbero dovuto toglierle prima perché sono un po' dure, si impastano abbastanza in bocca, sembrano veramente secche, sono difficili da mangiare. Guarda, taglio. Sono ritornati su patatine e dopo aver provato questi cazzo di patatine di merda dovrei cercare di diluire la cosa per poter respirare, per poter facilitare il mio organismo a fare le normali e svolgere le normali funzioni del corpo, quindi respirare, deglutire. Easy, taglio. Cavallo. Capocano. Patatine review.